con un cacciavite da un uomo ubriaco al quale aveva solo chiesto di spostarsi perché il fumo della sigaretta dava fastidio dei bambini. Perché ho ammazzato mio figlio, quello condanna molto forte, perché lui è stato ammazzato con violenza, un figlio di 18 anni. Me l'hanno ucciso con violenza, ripete il padre, e chi c'era ieri sera ha visto tutto, la vite banale, la reazione violenta e assurda di un 52enne marocchino pluripregiudicato. Hanno iniziato a litigare, il ragazzino l'ha spinto un po', tirato la cacciavite e l'ha colpito al cuore, 2 colpi di cacciavite, verso sinistra qua. Roberto, origine egiziana, ma nato in Italia, cade a terra, qui in questo piazzale, periferia sud-ovest di Milano. Gli amici si avventano sull'uomo che l'ha colpito. Il ragazzo che c'ha la... qua il parrucchiere, l'ha bloccato, perché stava scappando. Cerca di scappare, ma non ci riesce, lo arrestano poco dopo i carabinieri. Roberto nel frattempo viene portato in ospedale, dove muore. Gli amici, che non sono riusciti a salvarlo, oggi non hanno aperto i loro negozi. Altri hanno portato dei fiori lì dove è morto, una foto ed un biglietto. Ti ricorderemo sempre così, con il tuo sorriso. Saranno celebrati mercoledì i funerali.